L'ossessione per la bellezza. Lo stato depressivo di Sissy la condusse a concentrarsi sempre di più sulla sua apparenza. Metteva tutte le sue energie nel tentativo di conservarsi giovane, bella e magra, in una ricerca impossibile di perfezione. Il suo più grave difetto era la brutta dentatura. Cosciente di questa imperfezione inaccettabile, evitava quanto possibile di parlare o parlava a voce talmente bassa da rendersi quasi incomprensibile. Dopo i 30 anni non abbiamo più testimonianze del suo volto. Sembra che la sua pelle sia invecchiata precocemente e non posò più per i ritratti. Laddove fotografata si celava sempre dietro un ventaglio aperto. L'obiettivo era rendere immortale la sua nota bellezza, ammirata in tutte le corti d'Europa. Collezionava immagini di donne belle. Gli ambasciatori reali sparsi in tutto il mondo le inviavano queste foto su sua richiesta. C'è chi è arrivato a sospettare anche tendenze omosessuali in questo, ma era più probabilmente solo un'esteta, ossessionata dalla ricerca della perfezione fisica in sé e negli altri. Negli anni 70 e 80 gli impegni di corte non trovavano spazio nella giornata dell'imperatrice, incentrata com'era sul mantenimento della forma fisica e della bellezza. Si alzava alle 5:30 ogni mattina e faceva 30 minuti di bagno rinvigorente nell'acqua ghiacciata. Infatti la sua dama di compagnia aveva il compito di riempirle la vasca di acqua e ghiaccio. Successivamente Sissy iniziava le 3 ore di ginnastica quotidiana con quella che oggi definiremmo la sua personal trainer. L'esercizio fisico continuava poi con altre 5 ore a cavallo. Utilizzava metodi drastici per mantenere la linea, a costo di pregiudicare la sua salute. Indossava il corpetto allacciato strettissimo, quasi da soffocamento, per ridurre il punto vita a meno di 50 cm. L'operazione con le stringhe e le stecche poteva richiedere anche 1 ora. La vestizione completa anche 3 ore. Il corpetto così stretto arrivava a crearle dei problemi respiratori e frequenti svenimenti, e solo con fatica si fece convincere ad allentarlo un po' durante le gravidanze. Talvolta i vestiti le venivano direttamente cuciti addosso, come fossero una seconda pelle. Era costantemente in movimento, quando non cavalcava, correva o faceva ginnastica, in un moto continuo per bruciare calorie. Aveva fatto allestire in tutti i palazzi in cui soggiornava delle palestre attrezzate con pesi, sbarra e anelli, e per un certo periodo aveva mantenuto una scuderia di prima grandezza. Cercava di non sedersi mai, neanche durante le udienze che teneva a palazzo. Fece togliere divani e poltrone dalle sue stanze, in modo da rimanere in piedi e camminare il più possibile anche all'interno delle mura della reggia. Talvolta i suoi precettori venivano accolti mentre lei era appesa in posizioni da circo agli anelli. Fino a che non terminava tutta la sua serie di esercizi, non poteva smettere. Costringeva inoltre la propria dama di corte a seguirla durante interminabili e forsennate passeggiate quotidiane, che duravano minimo 7-8 ore. La stragrande maggioranza delle dame di compagnia non riusciva a sostenerne il ritmo ed era costretta a terminarla in carrozza. Poi faceva massaggi, impacchi serali all'aceto per i fianchi, bagni di vapore caldi seguiti da bagni nell'acqua freddissima. Durante la notte indossava panni umidi annodati stretti intorno alla vita, che le causarono problemi reumatici. Quando non digiunava, seguiva una specie di dieta a zona, un periodo solo un uovo, albume crudo salato o frutta, soprattutto arance, poi tutto liquido, una tazza di tè, meglio se quello alla violetta, o di brodo, e anche 6 kg di carne bovina spremuta. A volte sostituiva i pranzi con il latte. Durante il primo viaggio in Ungheria si fece portare al seguito le sue mucche e capre, in modo da avere sempre a disposizione il suo latte, non si fidava di quello straniero. Talvolta però non resisteva alla tentazione dei dolci, soprattutto gelati e cioccolata, ma prontamente recuperava lo strappo alla regola. Non era un piacere essere invitati alla loro tavola. Francesco Giuseppe riservava i pasti poco tempo, visi tanti impegni, e anche la moglie cercava di accorciare il più possibile questi obblighi. Dovendo essere ritirati tutti i piatti appena l'imperatore o l'imperatrice terminavano il pasto, i nobili alla loro tavola andavano via affamati. La grave disidratazione le causò forti edemi, soprattutto al viso e alle caviglie, rendendole difficile anche camminare in alcuni periodi. La sua bellezza iniziò presto a sfiorire.
cavalcava come un'amazzone in modo eccezionale, si esibiva anche in numeri da circo sul cavallo. Ciò era fortemente disapprovato dalla suocera, l'arciduchessa Sofia, perché poco adeguato al ruolo, e anche il marito disapprovava per paura di eventuali incidenti. Era un'ottima nuotatrice, sapeva pattinare sul ghiaccio, tirare di scherma, fioretto e sciabola. Continuò a non tutelare la sua salute anche durante le gravidanze, mettendo spesso in pericolo sia lei che i nascituri. Stessi corpetti stretti, stesse diete, cavalcate ed esercizio folle. Solo a stento riuscirono a mettere un freno a tutto questo, ma una volta partorito ricomincia tutto con più vigore che mai. Dedicava molte cure ai capelli, che portava lunghi fino alle caviglie. La parrucchiera era anche sua confidente e aveva il compito di controllarle i centimetri del girovita, fianchi e polpacci, e di annotarle insieme al peso su un diario giunto fino a noi. Talvolta questa operazione era ripetuta anche 3 volte al giorno. Era alta 1,73 m e pesava intorno ai 48 kg. Solo la sua massa di capelli pesava circa 5 kg e le provocava frequenti emicranie. I suoi figli però amavano i suoi capelli e lei li lasciava giocare sulle sue chiome mentre era seduta, come fossero un tappeto. Impiegava 3 ore per la cura quotidiana dei capelli e l'acconciatura. Per non parlare di quando faceva lo shampoo, tutta l'operazione richiedeva una giornata intera ed era ripetuta ogni 3 settimane. Lo shampoo era costituito da 30 tuorli d'uovo e da una bottiglia intera di cognac, lasciato in posa per 1 ora come una maschera. Per asciugare la sua lunga capigliatura, Sissi passava tutto il giorno davanti alla finestra aperta o davanti al caminetto, evitando di uscire di casa fino a sera. Durante i lunghi trattamenti non poteva essere disturbata, gli impegni di corte non trovavano spazio nella sua giornata. La caduta di ogni capello durante i lunghi spazzolamenti era per lei un dolore. I capelli morti le dovevano essere presentati su un vassoio d'argento. Se erano troppi, il capro espiatorio era la povera parrucchiera. Quest'ultima, per evitare punizioni, nascondeva alla vista dell'imperatrice i capelli che rimanevano sul pettine con un piccolo accorgimento. Li faceva sparire su un nastro adesivo applicato al grembiule, senza farsi scoprire. Molto spesso i capelli venivano decorati con pietre preziose, come i diamanti. A causa dei frequenti attacchi di emicrania dovuti al peso dei suoi capelli, Sissi appendeva le sue lunghe ciocche al lampadario per qualche tempo prima di coricarsi, in modo da far riposare la testa e il collo. Per il viso Elisabetta usava maschere a base di carne di vitella cruda o nella giusta stagione a base di fragole schiacciate e in pacchi di olio di oliva per il corpo. A volte faceva bagni con il latte delle sue capre con l'aggiunta del miele o con l'olio d'oliva caldo. Le piaceva sperimentare e le ricette per i bagni e per le maschere erano spesso sue invenzioni. Le creme erano invece messe a punto dai farmacisti di corte. Una di queste era a base di lardo, lumache e radici di malva. Dormiva poco e male. Alcune fonti dicono senza cuscino per conservare il perfetto portamento eretto. Altre su un cuscino con federa di seta, perché la seta, prevenendo le frizioni, evitava che i capelli si spezzassero. Inoltre l'effetto elettrostatico era ridotto, quindi la capigliatura non diventava crespa. Dormiva sempre nella stessa posizione, cioè supina con i capelli sciolti sul petto, per non danneggiare la chioma. Passava parte della notte a leggere o a scrivere, per sfogare le sue frustrazioni. Sissi fece introdurre nei suoi appartamenti il primo bagno nell'accezione moderna, con tanto di vasca da bagno e acqua corrente calda e fredda. Non portava mai il profumo perché era convinta che le facesse invecchiare la pelle. Se il video ti è piaciuto, condividilo dove vuoi, lascia un mi piace e un commento. Al prossimo video, ciao!